Intanto incominciamo con il Bari, arrivano le grandi, lo stadio San Nicola si riempie, Giampiero Ventura lo vorrebbe sempre pieno anche per le partite in cui non ci sono Inter, Milan e Juventus, e stamattina le scene solite davanti alle rivendite dei biglietti, perché è iniziata la corsa del biglietto per Bari Milan, posticipo di domenica prossima. Da quanto tempo è qui stamattina? Dalle 6. Dalle 6? Sì. Ed è ancora qui? E sto ancora zoppi zoppi. Sono le 9:30 e la fila cresce insieme alla tensione. Brunetta dovrebbe venire qua per vedere quanti imboscati ci sono. Brunetta, vieni tra noi, vieni. I soliti problemi alla linea, attese chilometriche per il popolo dei delusi, delle migliaia di persone rimaste fuori dal San Nicola contro Juve e Inter. Ma ne vale la pena? Sì, sì, ne vale la pena. Ma perché sei barese o milanista? Barese, sempre solo barese. E chi di voi è milanista? Dove stanno i milanisti? Qua la maggior parte sono tutti milanisti, tutti si nascondono, non mi lasciare più il cappello, sono tutti milanisti. Fino a venerdì i biglietti saranno disponibili solo nelle rivendite autorizzate Ticket One di Bari e provincia. Da sabato, sempre che i tagliandi non siano finiti, la vendita sarà estesa nelle altre città pugliesi e in Basilicata. Su ticketone.it si possono comprare solo biglietti di tribuna est e ovest. L'ho vista agitata, se ne stava andando senza biglietti. No. E vado di fretta perché vado a lavoro anche, no? E i biglietti servono, se no non entriamo. Dunque, un altro buon incasso per la società del Bari. Quando dicevo domenica prossima, mi riferivo a domenica 21, sarà il posticipo della sesta di campionato. Domenica prossima, invece, il Bari sarà impiegato a Cagliari alle ore 15. E sarà impegnato a Cagliari, dove troverà un ambiente, direi, in fibrillazione, perché Cellino non ha gradito la sconfitta di Milano con l'Inter per le proporzioni. Insomma, pare che ci sia un po' di maretta tra la squadra e il suo presidente, il quale ha invitato addirittura i cagliaritani ad andare allo stadio, pagare il biglietto, e poi lunedì ha detto soddisfatti o rimborsati. Pensate in quale clima il Bari si ritroverà a giocare. Oggi comunque si sono allenati tutti, fatta eccezione per Bonucci, che ieri, come sapete, è stato operato alla mano, che ha effettuato un allenamento differenziato. Ma sentiamo Antonello Conte, ha intervistato per noi Diamutene, che è diventato un perno della difesa dopo l'infortunio a Ranocchia. Da un giocatore esperto come te, l'errore di Bergamo non ce lo si aspettava. Che è successo? Penso che comunque non è stato errore, quindi è stato un bravura sua. Magari perché se non è un difensore deve sempre cercare di mandare l'attaccante all'esterno, quindi è stato bravo, l'ha spostato lì, velo, poi ha tirato e quindi ha fatto gol. Quindi si dispiace tanto, soprattutto comunque la squadra stava facendo bene, soprattutto in difesa abbiamo fatto benissimo, abbiamo trovato tanti palloni, però purtroppo l'occasione lì quindi si è punito tantissimo, quindi si dispiace tantissimo. Resta il problema delle trasferte. Se loro erano l'ultima spiaggia contro di noi, se perdevano andavano, diciamo, quasi in Serie B, quindi era una partita molto difficile. Pure per noi comunque sapevamo se vincevamo magari entravamo un altro aspetto per il risultato, anche per classifica, però purtroppo è andato così. Sarebbe un peccato giocarsi qualcosa in più della salvezza per questo ruolino di marcia in trasferta così negativo. Le altre partite che abbiamo giocato fuori casa penso che la squadra ancora abbiamo rischiato anche pochissimo. Però alla fine i risultati sono quelli e quindi andiamo a Cagliari, una partita difficile, siamo allo stesso punti come loro, è una squadra veramente che sta benissimo, eppure loro hanno perso contro l'Inter lì a Milano, quindi sappiamo che è una partita da giocare. Noi siamo bene fisicamente, speriamo veramente di fare un grande risultato lì a Cagliari, magari per respirare ancora qualcosina in più.